ragione, bisogna parlare di amore, dobbiamo occuparci di cose più profonde, ragazzi. Ed è per questo che lo Zodi 105 ha istituito questo nuovo appuntamento che si intitola La posta del cazzo. Amore, sentimento. Ragione. Passione. Sofferenza. Dubbi, certezze, gioie e dolori. C'è un solo uomo in grado di rispondere a tutti i vostri quesiti del cuore. Il dottor Pensa presenta La posta del cazzo. La posta del cazzo. Apri il tuo cuore e ascolta. La posta del cazzo. Ecco il mio problema. Mio marito non mi ascolta mai. Quando parlo, sembra che le mie parole si perdano al vento. Il fatto di non sentirmi capita e ascoltata mi fa perdere il desiderio di vivere l'intimità con lui. Infatti, per me, vivere in coppia significa condividere pensieri e parole e non unicamente un letto. Che cosa mi consiglia per farmi ascoltare da mio marito e per tornare a vivere un'intimità appagante? La posta del cazzo. Il fatto che gli uomini e donne parlino linguaggi diversi è un luogo comune che ha un suo fondamento. Le suggerisco di attendere circa mezz'ora prima di parlare dei suoi problemi. In questo modo lui sarà più disposto ad ascoltarla ed aiutarla ad affrontare le questioni con maggiore tranquillità. Magari gli prepari una bella cenetta. Seduti a tavola davanti a gustosi manicaretti, le sarà più facile farsi ascoltare. Ma credo che sia opportuno sentire il parere del nostro massimo esperto, il dottor Pensa. La posta del cazzo. Ma che cazzo stai dicendo? Ancora con la favoletta che gli uomini parlano di f***a, ma le donne non parlano di cazzo di sbollate! Ma dai! Quando si ritrovano tra loro, vorrebbero una foresta di cazzi! Qual è il luogo comune? Che parlano linguaggi diversi! Parlano linguaggi diversi perché l'uomo parla della f***a e quelle altre parlano del cazzo! Ma sempre quello è il fatto, no? Ma quale mezz'ora da attendere prima di parlare dei suoi problemi? Non mi devi rompere i coglioni la sera quando vieni a casa! Porca... Dopo una giornata pesante, sono i cazzi miei! Perché mi devi rompere i coglioni? Non sono disposto ad ascoltarti, hai capito? Non mi devi rompere i coglioni! La sera vai in cucina, mi prepari una bella cenetta, stai zitta anche, ma zitta! E mi fai quel cazzo che voglio io da mangiare! È finito di mangiare, mi fai pure il dolce, il caffè, l'ammazza caffè! E dopo l'ammazza caffè voglio anche un po'. Bravo! Bastarda! La posta del cazzo. Bravo! 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 Ragazzi, l'esperto.